Buongiorno, buongiorno nuotatori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò ad analizzare la partenza di Barbara, una mia allieva master che seguo da un po' di tempo, ma prima di vedere questo super tutorial, tuffati, iscriviti al canale, lasciami un bel like e attiva la campanellina. La partenza è per il nuotatore un aspetto importantissimo per l'esito finale della tua gara. Ti può dare un grande vantaggio competitivo, in quanto uscire davanti ai tuoi avversari può darti un vantaggio che puoi portare fino alla fine e ti permetterà di vincere, oltre a permetterti di nuotare con più facilità, più scioltezza ed avere così più energia nel finale per uno sprint testa a testa da andare a vincere. Ma adesso tuffiamoci all'interno del video e andiamo a vedere praticamente gli errori che commette Barbara che possono essere utili anche per te per migliorare la tua partenza. Posizione sul blocco abbastanza buona, come vedi la gamba davanti è abbastanza distesa, abbasserei leggermente la testa. Da qui andiamo a vedere la prima fase, quindi la fase di spinta con le braccia. Barbara, come vedi, fa la prima parte di spinta buona, ma basta, quindi senza sfruttare tutta la spinta fino in fondo delle braccia. Quindi può andare a migliorare la fase di spinta che gli permetterebbe di aprirsi meglio, quindi avere una direzione di volo migliore, quindi guadagnare dei metri in volo, essere più veloce in uscita ed avere così un grosso vantaggio. Da qui lascia le braccia un po' in basso, quindi questo è un piccolo errore, però è brava poi ad allungarsi subito avanti e prendere la streamline. Busto in posizione corretta, tira un po' troppo in alto per correggere l'ingresso e come vedi va a perdere le gambe che si flettono. Questa posizione delle gambe, le gambe poco tenute, quindi morbide, andranno a causare un grosso impatto nell'acqua e una grossa resistenza in ingresso. Piedi che entrano, come vedi, grosso spruzzo delle gambe, questo spruzzo è sinonimo di resistenza nell'ingresso. Quindi andiamo a fare un recap, rivediamo un attimo gli errori di Barbara su cui deve prestare attenzione. Spinta da migliorare, quindi da effettuare fino in fondo fino a portare le braccia lungo i fianchi. Poi richiamo delle braccia avanti, bene. Testa la posizionerei meglio nella streamline, quindi più incastrata fra le braccia. Ingresso, la prima parte buona. Barbara, tenere le gambe più rigide per evitare così di avere un grosso impatto nell'acqua delle gambe che ti causano una grossa resistenza all'avanzamento. Quindi questo, Barbara, sono un po' gli errori da andare a sistemare. Nel complesso comunque una partenza discreta. Proprio per aiutare tutti i nuotatori a migliorare la tua partenza, ho creato il videocorso Partenza Vincente, l'unico in Italia suddiviso in tre moduli. Un modulo pratico con esercizi tecnici da svolgere in vasca sulla partenza dal blocco, dove andremo a fare degli esercizi andando a analizzare e dividere la partenza nei vari movimenti per migliorarlo step by step e migliorare così la tua partenza. Un modulo dedicato alla mobilità articolare per aiutarti a migliorare la tua flessibilità e quindi permetterti di posizionarti sul blocco nella posizione ideale, avere una buona mobilità per tenere il corpo nella posizione di ingresso e di subacqueo. E il terzo modulo dedicato alla preparazione funzionale al nuoto per migliorare la tua forza, la tua potenza, quindi spingere più forte con le tue gambe, con le tue braccia e avere la muscolatura del corpo più forte per tenere il corpo più compatto ed evitare così la resistenza in ingresso. Se vuoi scoprire questo super videocorso, vai su maxmarchi.it dove trovi tutti i dettagli. Noi siamo arrivati in fondo a questo super video analisi. Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel like, attiva la campanellina, iscriviti al canale. Se vuoi che analizzi la tua partenza, mandami il tuo video a max@maxmarchi.it. Sarò contento di analizzare la tua partenza e farti capire quali errori stai commettendo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e stai con me.